mi trovo nella consueta posizione di uno che modera, essendo uno che invece rompe sempre, non faccio una magistratura, però cercherò di dire due sole cose che riguardano specificamente la mia competenza professionale. L'ultima è questa, cioè giornalista. Ecco, noi siamo coinvolti in un gruppo di raffinati intellettuali che costituiscono una infima, inesistente praticamente minoranza della popolazione di questo paese. Non lo so neanche tra di noi quanti hanno chiaro quello che sta succedendo, io credo di averlo abbastanza chiaro e lo formulo così. Noi siamo già entrati nella transizione che esce da questo sistema. Lo siamo già da 25 anni o 30, non lo sappiamo ancora, ma siamo già in overshooting da 30 anni. Stiamo consumando 1,3 pianeti ogni anno. Se pensiamo di continuare ancora a lungo così ci facciamo delle grandi illusioni. Ci stiamo ponendo adesso con grande ritardo, grandissimo, tremendo ritardo, perché qui la politica non c'entra quasi niente. C'entra la fisica, la biologia, i libri naturali. La natura non tratta con noi. La natura di noi se ne frega talmente. Noi siamo un epifenomeno, disturbatore, abbiamo turbato l'universo, già turbato, non è che stiamo per turbare, forse un giorno lo turberemo, noi l'abbiamo già largamente turbato. Allora quelli che capiscono un po' di fisica e di matematica dovrebbero tenere presente che cos'è un processo stocastico. Il processo stocastico non prevede sviluppi lineari e in fisica noi siamo nella situazione, la definizione migliore l'ha data Guido Cosenza in un bellissimo libro che è uscito adesso, intitolato Il nemico invisibile, il nemico insidioso. Noi siamo esattamente nella situazione dell'acqua che sta per bollire. Voi sapete che quando l'acqua bolle da acqua diventa gas. E in termini fisico questo si chiama cambiamento di fase. Noi siamo già entrati nel cambiamento di fase. Questo è molto importante capirlo, perché quando si passa dal liquido al gassoso cambia la sostanza del corrente. Un cambiamento di fase è una rottura della continuità. Lo dico perché è una cosa molto importante non dimenticare tra noi raffinati intellettuali, poi faccio una parola, una considerazione perché insisto su questo termine. Perché una parte di questo ridicolo dibattito che è in corso anche tra le forze politiche sul fatto che la tecnologia, le tecnologie risolveranno tutti i problemi prima o dopo, lo definisco ridicolo perché dal punto di vista tecnico organizzativo questo significa non aver capito una cosa fondamentale: le tecnologie come tutto il resto consumano energia. La prima questione sarebbe quella: le tecnologie consumano energia come tutto il resto, e noi invece stiamo entrando in una fase in cui l'energia non ci sarà più, ci sarà soltanto un altro tipo di energia completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ma la cosa importante da capire è un'altra, è che le tecnologie e tutti i discorsi e le illusioni sulle tecnologie si riferiscono a un processo lineare. Ora io qui cito invece Luigi Sartori, ecofisico di Torino di grande valore, che ha scritto un libro stupendo che si chiama 100 watt per il prossimo miliardo di anni. Suggerisco di leggerlo a tutti perché dopo la lettura di questo libro si capiranno molte cose in più. Si chiama Luigi Sartori, 100 watt per il prossimo miliardo di anni, edizione Volati Volentieri. Cosa dice Sartori? Dice una cosa molto appunta, dice: noi tutti siamo abituati a ragionare in termini lineari nelle immediate vicinanze del consueto. Nelle immediate vicinanze del consueto, tutto è lineare. Sfortunatamente noi non siamo nel consueto, noi siamo in un cambio di fase. E in un cambio di fase le tecnologie non servono a niente. Lo capite? Se c'è un aumento della temperatura del pianeta di 3 gradi centigradi, ci saranno 300 chilometri del mare Adriatico che vanno sott'acqua. Non ci sono tecnologie in grado di affrontare questo problema e non ci saranno nel corso dei prossimi 50 anni. Quindi quando uno dice che le tecnologie risolveranno, dice una sciocchezza, perché nelle vicinanze del consueto funzionano le tecnologie,
ma nelle vicinanze dell'inconsueto, cioè dei cambiamenti di fase, non funziona, arrivano tardi. Questa è la prima considerazione. Seconda, è quel che comporta. Perché insisto sul fatto che noi siamo un gruppo di intellettuali raffinati? Perché noi siamo, è stato detto, Massimo ha detto una cosa giusta, l'opinione pubblica italiana è bassa, la parola non piace molto, bassa come contenuti, bassa come livello intellettuale, bassa come livello di conoscenza. E perché è così? Perché noi siamo qui a parlare, cosa che ho sentito, di tutto consolare, perché stiamo qui a parlare di limiti, e invece tutto il sistema comunicativo che ci circonda, tutto il sistema comunicativo che ci circonda dice esattamente il contrario. Tutta la politica dice esattamente il contrario. Il dibattito politico in Italia su che cosa verte? Su come ricominciare a crescere. Altro che limiti. Altro che limiti. E quando noi ci affrontiamo il problema di come informare il resto della popolazione, cioè il 99,9% di tutti gli italiani che non sanno nulla di ciò di cui dico nulla e sottolineo tre volte questa parola, non sanno nulla, non che sanno poco, sanno niente. Io ieri sera con mio figlio camminavo a Piazza di Roma e guardavo intorno a me questa gente che entrava nei negozi, entrava, usciva, e guardavo sotto la metropolitana la pubblicità, tutti i televisori che ci circondano. Che cosa ci dice tutto questo immenso fiume comunicativo che noi dobbiamo continuare a comprare, a consumare, a distruggere? Quindi ecco lo iato della bassa opinione pubblica. Perché l'opinione pubblica è bassa? Perché il sistema della comunicazione nasconde sistematicamente e programmaticamente tutto ciò che consentirebbe a milioni di persone di capire che cosa sta succedendo. Non è un errore, è una scelta. Allora, se noi che siamo qui, che capiamo che il problema sta lì e che, come è stato detto giustamente, anche se avessimo i migliori dirigenti politici del mondo, i più onesti, i più intelligenti, le decisioni che dovranno essere prese nel corso dei prossimi 10 anni, saranno di tale portata che se non c'è un consenso di milioni e milioni di persone, questi dirigenti non le prenderanno mai, per ragioni di consenso, perché non c'è consenso. E se non c'è consenso le decisioni non saranno prese, e se non saranno prese le decisioni, temo molto che noi andremo a finire tutti nei guai. Questo è quello che ho detto per moderare questo dibattito. Allora, a questo punto io ho suggerito questa cosa. Due oratori che erano qui indicati non ci saranno, abbiamo 5 oratori qui. Allora io suggerisco di dare una parola al mondo della politica e una parola al mondo della società civile d'alternativa, primo. Poi, secondo, io direi che dopo 3 o 4, i primi 3 o 4 interventi potremmo sentire le opinioni vostre, sia in termini non di lunghi interventi, ma di, perché non avremo il tempo materiale, ma di opinioni, di espresse, diciamo così, sinteticamente o domande. Così viene fuori una discussione un po' più vivace e meno paludata. E quindi io darei subito la parola a Paolo Brunti, che rappresenta qui.